Massimo, ma perché? Perché sei una cretina, ecco perché. Mi dispiace Ale, non ce l'ho con te. Ah, pure? Mi dispiace Ale, non ce l'ho con te. Non ci lasceremo massacrare senza combattere. Io difenderò il sole delle mie notti fino alla morte. No, ragazzi, mi viene da piangere, veramente. Sei un eroe. Amon, sei un eroe. Il mio destino è grandioso, lo so. Morte al nemico. Mio Dio. Amon, siete solo voi ad essere armato. Infatti. Oddio. Amon? Oddio. Oddio, oddio, oddio. Amon si avventa sui soldati romani ed inizia la lotta. Lui contro tutti. Oddio, non capisco più niente. Amon si avventa sui soldati romani ed inizia la lotta. Si difende come un leone, ma è da solo contro un'armata. Nella confusione, Ahmed riesce a fuggire. Ale assiste al combattimento, inorridita. All'improvviso una luce brillante la circonda mentre suona un carillon. No, porca di quella puttana ladra! Ma scusami, se tu ti sei addestrata per fare il sogno lucido e ti sei addestrata a comandarlo, perché cavolo non l'hai fatto durare di più? Sei una deficiente, sei una cretina. Io voglio un altro avatar subito, con un quoziente intellettivo 10 volte più alto. Uff, sono sopravvissuta, anche Ahmed, penso. Beh, se non ci raggiungono. Ma tu sei una deficiente. Ma come cavolo va a finire allora? Non penso lo uccidano, penso lo arrestino e lo troveremo nella cella. Insieme a Tess. Ma porca di quella porca. Marlene non c'è, ma meglio che sia così. Non ho particolarmente voglia di subire una nuova scenata. Beh, non riesco a riaddormentarmi. Ah, il sogno può essere ripreso se ti addormenti dopo pochi secondi, ma tu chiaramente sei deficiente e ciaone. Beh, non riesco a riaddormentarmi e comunque non voglio di nuovo sognare quell'orribile incubo. Controllerò le mie email, ma io sono inorridita. Email dai genitori, email di Billy, email di James. Allora, calcoliamo che ce ne fa sempre leggere una sola. Quindi, email dei genitori possono dirci adesso abbiamo i soldi, puoi smettere di lavorare oppure siamo contenti che hai lavorato, boh, non ce ne frega. Di Billy non ce ne frega, di James perché magari ci dice che ci ha procurato il peggio. Email di James, carissima Ale, ho quello che volevi, vediamoci stasera alla pista, baci. Sì, il cazzo, tu sei deficiente. Io non ho parole, io non ho parole. James, tua madre. Buonasera Ale, allora sei riuscito ad avere un badge? Sì, tieni. Oh James, non so come ringraziarti, ti ricambierò il favore, James. E come lo uso? Oh James, non so come ringraziarti, ti ricambierò il favore. E come lo uso? Basta metterlo davanti allo scanner all'ingresso della torre. La sorveglianza è leggermente ridotta durante la notte e la guardia alla reception farà il suo giro ogni 5 minuti. Dovrai approfittarne. Va bene, augurami buona fortuna, James. Ah, si va quindi? È questa notte che si fa. Ok. James e Alice si abbracciano. Ah, ok. Un pochino più soft. Bene, bene. Torre Palantir ingresso, ragazzi, io non ci sono mai stata qui. Wow. Eccola qua. Eccoci qua. Ale. Ale. Ah. Ma è proprio una frase in romano, in greco o quello che è? Alea.
Jacta est, come direbbe Massimo. Ok, va bene. 10 minuti sono passati. 10 minuti sono passati. La guardia dovrebbe aver iniziato il suo giro. Entro, vediamo. Oddio. Ale mette il suo badge davanti allo scanner. La porta scorre silenziosamente. No, ragazzi. No, ragazzi, no, ragazzi. Sono dentro. La guardia non c'è. Fin qui tutto bene. Esplorerò un po' cercando di trovare il laboratorio. Oddio. Ascensore. Questa è invece l'uscita. Ok. Wow. L'esplorazione del piano terra non ha portato a nulla. Ale va verso l'ascensore. Cosa faccio? Salgo o scendo? Di solito i laboratori segreti sono giù. Dove si trova un laboratorio di ricerche temporali? Vabbè, salgo, si vedrà. A condizione che la guardia non si accorga che l'ascensore è in funzione. Eh no, sei andato dalla parte sbagliata. Wow. Eh sì, è lo studio. Oh! Non è lì. È lì? Ha proprio gli occhi da serpente. Oh mio Dio. Ma è lì veramente? Porca. Porca, porca. Entrate, mia cara Ale, vi aspettavamo. Vamo? Mi aspettavate, com'è possibile? Questo non faceva parte del piano. Perché tu sei una deficiente, io sarei scesa. Vabbè, lasciamo stare. Mi aspettavate, com'è possibile? Anche se lui sa sempre tutto di tutto. James mi ha avvisato che avreste fatto la vostra piccola operazione questa notte. Allora, calmi. Invece di dargli subito contro, io direi che l'ha fatto per far sì che Howard non sospettasse di James. Quindi che Howard non pensasse che James è contro di lui e vuole sabotare il suo piano. Io spero che sia così. Perché altrimenti devo dare ragione a tutti. Che mi dicevano di non fidarmi di James. Ma sì, perché è logico. James mi ha chiesto aiuto perché vuole sabotare il suo piano. Quindi è logico che non lo faccia capire al padre, quindi dovrebbe essere così. James mi ha avvisato che avreste fatto la vostra piccola operazione questa notte. James è l'unico che lo sa. È l'unico che lo sapeva. Prendetela. Ma state scherzando? Ale viene rapidamente catturata e controllata a vista. Ale viene rapidamente catturata e controllata a vista davanti agli ascensori. Lasciatemi. Ma state scherzando? Howard Palantir non la mangerà, sa? Non va bene fuggire via così, signorina. Bene, mia cara Ale. Ah, ok, ero ancora nello studio, quindi. Ah, ok, va bene, ok, a posto. Pensavo che mi stavano portando da qualche parte. Bene, mia cara Ale, vedo che hai il ciondolo su di sé. Molto bene, ci servirà. Che cosa mi farete? Te lo toglie e ti spedisce nell'altro mondo? Ecco perché. Ecco perché. Sì, ok, va bene, ho capito. Che cosa mi farete? Sì. La ipnotizzeremo, semplicemente. Conosce questo processo. C'è già passata. E lei è un soggetto piuttosto ricettivo. Non è vero, Thiel? Certamente, signor Palantir. Oh, porca merda. Ma sei serio? Ma in primo luogo mi permetta di spiegarle lo scopo del nostro esperimento. Come sa, poiché ha collaborato attivamente, si tratta di riportare Ahmed nel presente.
Lo vogliono riportare nel presente. Ah, perché adesso ho anche il mio ciondolo. Quindi ha più potere. Ma in primo luogo mi permetta di spiegarle lo scopo del nostro esperimento. Come sa, poiché ha collaborato attivamente, si tratta di riportare Ahmed nel presente. Quindi non vuole spedire me definitivamente lì, con il portale, quindi fisicamente e definitivamente, ma vuole riportare Ahmed indietro. Perché? Perché questo è lo scopo dell'esperimento. Con il mio ciondolo lui vede se ha ottenuto il potere di riportare anche le persone indietro, oltre che spedircele. Quindi ha senso, sì. L'ha mandato nello stesso luogo del suo arrivo. Decisione molto buona. Aspetta lì, Bastet me l'ha confermato. Ah beh, è vero, perché tu usi il portale non dei sogni, ma... Tu usi il portale non dei sogni, quindi non usi la grotta, ma usi il tuo portale fisico. Significa che tu però riesci a tornare indietro. Ma non puoi portare le persone indietro. Perché? Perché non hai abbastanza potere. Aspetta lì, Bastet me l'ha confermato. I dettagli... Cornelius glieli spiegherà meglio di me. Cosa? Fermi tutti. L'ha mandato nello stesso luogo del suo arrivo. Decisione molto buona. Aspetta lì. Bastet me l'ha confermato. Ok, quindi Bastet è con lui. Ok. I dettagli Cornelius glieli spiegherà meglio di me. Cornelius è mio fratello. Cornelius è mio fratello ed è il creatore di questo progetto che personalmente mi accontento di finanziare. Continua Cornelius. Chi è Cornelius? Oh buon Dio! Mio Dio ragazzi, che... Oddio! Secondo la legge di conservazione dell'energia, una legge inevitabile in fisica, qualsiasi oggetto materiale non può essere portato indietro dal passato. Se un oggetto di massa simile è inviato in quello stesso passato. In altre parole, per portare Ahmed nel presente dobbiamo mandare qualcuno nel passato. Vacca boia, ok. Ma allora non è vero che Palantir per andare nel mondo di là usa questo portale? Eh no, altrimenti non ha senso. Oddio. Secondo la legge di conservazione dell'energia, una legge inevitabile in fisica, qualsiasi oggetto materiale non può essere portato indietro dal passato se un oggetto di massa simile è inviato in quello stesso passato. In altre parole, per portare Ahmed nel presente dobbiamo mandare qualcuno nel passato. Ma per quale motivo, allora, tu vuoi mandare me? Cioè, potevi farlo anche 10 anni fa, una settimana fa, con qualcun altro che possiede il ciondolo? O mi stai dicendo che io sono l'unica qui dentro che possiede il ciondolo? Io sono l'unica qui dentro che possiede il ciondolo? Oh mio Dio! Lei precisamente... Ahmed è sufficientemente dimagrito per arrivare al suo peso. Mancano solo pochi grammi e ci siamo. Naturalmente rimarrà in quel passato fino a quando non decideremo di portarvi indietro, quindi di mandare qualcun altro.
Oh mio Dio, oh mio Dio. Ma capisco che questo potrebbe anche farti piacere. Nel passato avete anche qualche affinità. Non mi sembra il momento di stuzzicarmi. Ma capisco che questo potrebbe anche farti piacere. Nel passato avete anche qualche affinità. Ma questa è una follia, non ne avete il diritto. Mi invierete fisicamente, sì? Non ci riuscirete. Resisterò all'ipnosi. Oh porca merda, ragazzi. Ma il motivo per il quale non l'hanno fatto prima è perché io sono l'unica che possiede il ciondolo? Quindi nessun altro ha un ciondolo. Tranne Ahmed, che è stato appunto mandato lì. No, vabbè. Ma questa è una follia, non ne avete il diritto. Mi invierete fisicamente, non ci riuscirete. Resisterò all'ipnosi. Non sarete per nulla in grado di resistere, signorina. La potenza del vostro ciondolo sarà annullata da quella del mio e vi sarà del tutto impossibile resistere al suo potere di attrazione. Vi sarà del tutto impossibile resistere al suo potere di attrazione. Ma voi avete inviato Ahmed senza una persona in cambio. Come avete fatto? Sì, è vero. Ma voi avete inviato Ahmed senza una persona in cambio. Come avete fatto? Non abbiamo ancora capito il principio al momento, ma c'è sicuramente stato uno scambio. Abbiamo ricevuto un servo egiziano. Aspetta, ferma. Quindi qualcuno che è qui nel mondo reale è venuto dal passato, tipo la signora vecchia. Avrebbe senso effettivamente. La veggente. Non abbiamo ancora capito il principio al momento, ma c'è sicuramente stato uno scambio. Abbiamo ricevuto un servo egiziano del palazzo, in forma piuttosto malandata, devo dire. È una fortuna per noi che fosse presente sul punto di incontro, altrimenti Ahmed si sarebbe semplicemente volatilizzato. Non ho capito. Non abbiamo ancora capito il principio al momento, ma c'è sicuramente stato uno scambio. Abbiamo ricevuto un servo egiziano del palazzo, in forma piuttosto malandata, devo dire. Ok, questo nel mondo dei sogni. È una fortuna per noi che fosse presente sul punto di incontro, sempre lì, nel mondo dei sogni. Altrimenti Ahmed, dal passaggio dal mondo reale a quello dei sogni, si sarebbe semplicemente volatilizzato. Tra i due mondi, tra i due passaggi. Ok, fin qua ci siamo. Ora, quindi riuscirete, quindi rischierete la mia vita, giusto? No, perché c'è qualcuno lì questa volta, quindi non ti succede niente. Io non ritornerò mai più indietro. Questo non si capisce. Ahmed entra, cioè Ahmed torna e tu entri. Cioè, tu esci fuori, ti portano indietro, ma qualcuno deve comunque entrare. Quindi qualcuno di qui deve comunque rimanere lì. E questo secondo me sarà il destino di Howard Palantir, perché altrimenti non si spiega. Anche se io rimango lì, rimango bloccata lì, e portano indietro la moglie di Howard, qualcuno di qui deve comunque entrare lì. Perché deve esserci uno scambio. O comunque, appunto, se io vado via, io torno fuori, qualcuno deve comunque entrare. Quindi qualcuno di qui deve sempre essere lì, se funziona così.
Mamma mia, il frullato, mi sono frullata il cervello, quindi rischierete la mia vita, giusto? Io non ritornerò mai più. Io non ritornerò mai più. Mai è una parola forte, ritornerete quando lo decideremo. Sti cazzi. Signor Tiel, se siete pronto possiamo cominciare. James ha fatto tutto questo ai suoi ordini, signore. Guardie, portatela nella camera dell'ipnosi, all'anfiteatro, quindi. Sì. Le ricordo, Ale, che è completamente inutile cercare di resistere all'ipnosi. Il potere del ciondolo la prenderà comunque. E poi cosa farete? Io ero convinta anche che lui avesse un ciondolo, visto che riusciva così tanto a smascherarci quando mentivamo. Pensavo tipo leggesse nella mente, qualcosa così. Le ricordo, Ale, che è completamente inutile cercare di resistere all'ipnosi. Il potere del ciondolo la prenderà comunque. E poi cosa farete? La passeremo attraverso una macchina. Ok, quindi mi ipnotizzano, poi la passeremo attraverso una macchina che evoca un po' la risonanza magnetica, ma non sarà doloroso, credo. Ah, che divertente. Ok. Si stenda sul tavolo, Ale. E se mi rifiuto? Chiamo le guardie che la legheranno saldamente. Mi dispiacerebbe arrivare a forzature estreme. Ho paura. Ma porca zoccola vacca. Si concentri sul suono della mia voce. Ma siete seri? Cioè, io sto andando a vivere lì? Nessuno interviene, nessuno mi salva? Tutti sono contenti. Abdel in primis, anche la vecchia, James anche. Madonna santa, si concentri sul suono della mia voce, Ale. Non pensi ad altro, è stanca, Ale. Le palpebre sono pesanti, molto pesanti. Mio Dio, io non ci credo. Tremo di paura, I suoi occhi si chiudono, Ale. Ah, ok, è lui che mi sta parlando. I suoi occhi si chiudono, Ale. Tutto il suo corpo si rilassa. Non può più aprire le palpebre. Sono pesanti, così pesanti. Si addormenti, il sonno la vince. James mi ha tradito. Com'è successo nel mondo dei sogni? Niente. Un vortice nero portale verso degli abissi inesplorati.